Eccomi qui con il nuovo tutorial, facilissimo ma veramente particolare, nel senso che io ho realizzato una sciarpona stola che è lavorata con un punto veramente bello, oltre che semplice. È uguale sia da un lato che dall'altro e dà quasi un effetto tridimensionale al lavoro. Come vi dicevo, la lavorazione è semplicissima, si lavora solamente con un unico rigo, quindi lavoriamo sempre allo stesso modo, i ferri di andata, i ferri di ritorno, fino a quando non abbiamo la lunghezza che desideriamo. Per quanto riguarda la mia sciarpona, io con circa 200 grammi di filato ho realizzato una lunghezza di circa 2 metri per una larghezza di 35 centimetri circa. Per lavorare questo tipo di punto abbiamo bisogno di ferri parecchio più grandi rispetto a quelli consigliati dalla fascetta del filato. Ora, io non ho usato un filato particolare, nel senso che l'ho composto utilizzando due fili diversi, uno che è questo ad effetto catenella, molto leggero, al quale ho unito questo filo di misto mohair che ha al suo interno incorporato delle micro paillette. Allora, potete utilizzare il filato che desiderate, l'importante è che utilizzate dei ferri grandi. Io in questo caso ho utilizzato dei ferri da 10 mm. Ora, per questo tipo di lavorazione è possibile utilizzare anche un filato estivo di cotone, di lino, di viscosa, perché è perfetto anche per i filati per la bella stagione. Ora vi mostro con il tutorial come lavorare questo punto e questa sciarpa. Il punto che utilizziamo si lavora su un multiplo di 2 maglie. Per la sciarpa io ho montato 40 maglie e per il campioncino ovviamente ne monterò di meno. Iniziamo subito con una prima maglia sul ferro. Io utilizzo il cable cast on perché, come vi ho spiegato anche in altri modelli, praticamente e poi possiamo adattarlo alla larghezza, perché è un po' estensibile, quindi se il punto poi, come ad esempio un punto traforato, lavorandolo si allarga, sotto non rimane tirata la base, ma la possiamo aggiustare a piacere. Allora, una volta montato il primo punto, lo lavoriamo a diritto. Estraiamo il filo e posizioniamo la maglia ottenuta sul ferro di sinistra. Ora da qui partiamo con la lavorazione proprio del cable cast on, che è la seguente. Inseriamo il ferro tra due maglie, lavoriamo a diritto. La maglia ottenuta la posizioniamo sul ferro di sinistra. Di nuovo, ferro tra due maglie, lavoriamo a diritto, posizioniamo la maglia sul ferro di sinistra. E così via fino a montare tutte le maglie che ci necessitano per il nostro lavoro. Si lavora sempre abbastanza morbidamente, senza strizzare il filo, anche perché sennò il ferro farebbe fatica a passare tra le due maglie. 8 9 e 10. Ecco, no, il campioncino può essere così ridotto che riusciamo a vedere bene la lavorazione lo stesso.
Vedete, questa è la catenella, la treccina che si forma alla base dei nostri punti appena montati. Iniziamo a lavorare con una maglia a diritto. Gettato sul ferro di destra e due maglie a diritto lavorate dalla parte dietro, quindi diciamo che un diritto ritorto. E questa è la ripetizione. Un gettato, le due maglie successive le lavoriamo a diritto ritorto, quindi le prendiamo dietro in questo modo. Continuiamo, un gettato. Lavoriamo insieme le maglie successive a diritto, ma prendendole sul retro. E continuiamo a lavorare in questo modo per tutti i punti che abbiamo sul ferro fino a quando non ne resta uno. Ecco qua. Ora non dobbiamo fare gettati assolutamente. Andiamo a lavorare a diritto l'ultima maglia del nostro ferro. E questo è il ferro che dobbiamo ripetere per ogni giro. Facciamo di nuovo. Quindi, ferro successivo, un diritto, un gettato. Le due maglie successive, che da questo momento in poi sono una maglia e un gettato, li prendiamo sulla parte del retro e le lavoriamo a diritto. Di nuovo un gettato, prendiamo i due punti successivi insieme, quindi una maglia e un gettato, e lavoriamo a diritto prendendole sempre dal retro. Continuiamo in questo modo. Allargate un po' i punti, li tendete, anche perché la parte leggermente più difficoltosa è prendere il gettato dal retro, però poi man mano che lavorate ci prendete la mano e tutto scorre molto semplicemente. Ecco, prepariamo i due punti da lavorare, abbassiamo leggermente il gettato, vedete? Inseriamo il ferro e lavoriamo a diritto sul retro. Di nuovo gettato, due maglie insieme, lavorandole dal retro a diritto. Ultima maglia a diritto. E questa è la lavorazione. Dovete ripetere sempre questa lavorazione ferro dopo ferro e alla fine otterrete questa splendida trama che è reversibile. Uguale sia sul davanti che sul retro. Una volta che abbiamo completato la lavorazione della nostra sciarpa o stola, come volete, passiamo a chiudere i punti. E facciamo in questo modo. Iniziamo lavorando due maglie insieme a diritto. Ora passiamo la maglia lavorata sul ferro di sinistra, la avviciniamo alla maglia successiva da lavorare e facciamo in questo modo. Passiamo il ferro dentro la maglia che abbiamo appena posizionato e andiamo a prendere quella successiva in questo modo, così che da incrociarle, vedete? E lavoriamo a diritto e facciamo scendere il filo.
Ora ripassiamo il filo di nuovo sul ferro di sinistra. Andiamo a lavorare la maglia successiva, quindi inseriamo il ferro in questo modo, incrociamo, vedete come si incrociano le maglie, prendiamo la maglia successiva da lavorare e lavoriamo, scusate, e lavoriamo a diritto e facciamo scorrere il filo. Di nuovo posizioniamo la maglia ottenuta sul ferro di sinistra, andiamo a prendere la nuova maglia incrociando e otteniamo di nuovo la maglia da lavorare poi insieme a quella successiva. Vedete, è semplicissimo. Questo modo di chiudere le maglie darà adito ad un ultimo giro elastico che non strizzerà il nostro bordo finale. Vedete, dobbiamo andare a prendere la nuova maglia da lavorare in modo da incrociarla con quella appena lavorata e lavoriamo a diritto. Inseriamo il ferro, andiamo a prendere la nuova maglia. E la lavoriamo a diritto. E questo dobbiamo farlo fin quando non chiuderemo tutte le maglie che abbiamo sul nostro ferro. Ecco l'ultima maglia da chiudere. Ecco fatto. A questo punto potete tagliare il filo e stringere. Ed ecco praticamente i due lati chiusi. Questo è il lato iniziale con la partenza con il cable cast on e questo è quello finale con la chiusura appunto incrociato. Vedete, sono punti, metodi utilizzati per evitare che le maglie stringano all'inizio e alla fine. Mi auguro che questo punto vi sia piaciuto e vi possa essere di ispirazione anche per altri lavori oltre che per una sciarpa. Io vi auguro intanto buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Lilla.